Benvenuti o bentornati a un nuovo video. Questo video dà inizio alla serie Declutter di tutta la mia collezione makeup. Voglio partire con le palette perché è giusto partire con le palette, ma ne ho preparato già un altro su un tema forse un po' più meno popular, ma comunque è stato un decluttering carino che volevo fare e che dovevo fare, e quindi ho pensato di registrarlo per voi. Quindi questo ci sarà, è il primo episodio della serie. E infatti c'è anche una piccola sigla che vi lascio subito adesso e ci vediamo dopo la sigla, ok? Ok, bene, adesso iniziamo. Sono qua davanti a me alcune, forse non so bene come sarà la quadratura alla fine, ma potreste vedere un pezzo di scatola di cose che escono, però perché le ho sistemate nelle scatole. Se avete visto l'articolo sul blog in cui parlo della mia sistemazione palette, sapete perché sono nelle scatole. Comunque ho detto vabbè, le abbiamo sistemate, però dobbiamo declutterarle, se no cosa abbiamo sistemate a fare? Quindi ora tempo e iniziamo. Le prendo assolutamente a caso, ve le faccio vedere, ve ne parlo un attimo e poi decido, metto e facciamo un recap alla fine, proprio una cosa molto base, ma credo, spero possa venire carina. Quindi partiamo subito. Prima palette che c'è qua davanti a me è la Essence Ho Ho Ho. È una palette dell'anno scorso. Dovrebbe essercene di più di questa versione della Ho Ho, perché questa è la Jingle All The Way, la 01, ed è una palette secondo me molto molto carina. È l'ho comprata io e l'ho anche regalata l'anno scorso perché era davvero super carina. Mi piace un sacco questo glitter, forse è uno dei motivi per cui l'ho presa. Però è una selezione di colori caldi molto natalizi, molto molto utilizzabili, ecco, molto buoni in realtà. Per essere una palette Essence, sì, non ha una qualità malvagia, ecco, anzi secondo me è più alta delle solite palette Essence. Peccato che non so se è ancora reperibile, perché è proprio edizione limitata natalizia e quest'anno non l'ho vista nella collezione nuova, quindi ve ne parlo brevemente, ma comunque vi dico che la tengo perché davvero sono bellissimi, la utilizzerò anche in qualche look magari, mi piace davvero un sacco, quindi si tiene. Poi questa io l'ho vista, ho detto ne parlo anche qui, ma questa non so che non la tengo, lo so. È una palette di Fiji Chamfort, me l'ha omaggiata il brand al Cosmoprof, si parla del mio primo Cosmo, quindi sono 3 anni fa, quasi 4, ok. È una palette così, che in realtà sembra vista così, forse cerco di farmi uno zoom, fammela mettere più avanti, no, non credo che venga, no, ok, viene un po', ok, questa è la palette, magari poi metterò qualcosa in sovrappressione, mostrarvela bene. Si chiama Shimmer Strips, Extreme Shimmer, e non scrive. Non scrive, svolazza tutto. Aveva anche un lilina carino, l'ho usata pochissime volte. Boh, io non ne ho mai visto la bellezza e quindi declatterò. Non so che fine farà, ma su di me non funziona, quindi via. Ecco, questa è una palette particolare di Essence, no? Di Catrice, ma che genio. Comunque, questa è una palette particolare di Catrice, è la Glitter Is My Favorite Color, omaggiata dal brand durante un press day, l'ho usata pochissimo, non è male perché ha questi glitter topper e sono sempre a formula shimmer, spolverano un sacco, però sono carini, soltanto che non mi fa impazzire. Non tutti gli ombretti hanno la stessa qualità, alcuni non l'ho mai neanche toccati perché non mi ispiravano. Quelli che sembrano più opachi, no, almeno non su di me, e non la sfrutto, lasciarla là nella collezione mi sembra stupido, quindi io la declattero. Ok, So Blooming in Abla. Ne ho parlato pochissimo. Peccato, ma ne ho parlato pochissimo sul blog, un po' dappertutto, perché all'inizio l'ho comprata molto entusiasta e mi ha un po' deluso inizialmente. Questo è il color scheme, ed è così, io non riesco a farvi vedere le palette questa luce, quindi andranno in sovrappressione probabilmente. L'ho rivalutata dopo un po' di utilizzi, cioè dopo essermi concentrata su questa palette, l'ho rivalutata, infatti secondo me è un'ottima palette, non sono i miei soliti colori, quindi
Dovevo anche aspettarmi che non fosse una palette perfetta. Poi mi ero innamorata della Rimmel, quindi per me era importantissimo in quel momento comprarla. È stato un acquisto un po' troppo di impulso, quindi questo me ne pento perché se avessi ragionato un po' di più forse non l'avrei acquistata. Ma alla fine è un'ottima palette. Ha alcuni difetti. Alcuni difetti che sono Honey Drip, che è un bordello lavorare, ma è molto bello. E non mi fa impazzire, no, più che difetto non mi fa impazzire Flowery, non lo uso quasi mai, non ha neanche mezza scavatura, mentre tutto il resto è molto molto bello. La utilizzerò sicuramente in un look, in qualche video, perché potrebbe essere estratta tra le mie settimane. Sapete che su Instagram, se non sapete, allora qua da qualche parte c'è, cioè il mio Instagram, partecipo anch'io alla challenge di una palette a settimana, quindi ogni settimana scelgo una palette dal mio cassetto, le mie scatole, e utilizzo solo quella settimana solo quella palette tutta la settimana e creo dei look. Questa secondo me è una buona palette per questa challenge, per farvi vedere e ricordarmi la sua versatilità, quindi ovviamente da questo discorso avete capito che la tengo, perché bisogna. Poi, palette di Smashbox. Palette di Smashbox che porta con sé un bellissimo ricordo. È stato il mio primo giveaway vinto, forse l'unico. Io ho vinto questa giornata insieme a Mr. Daniel e Smashbox. Ho conosciuto la prima volta Mr. Daniel, è stato molto emozionante. Avevo aperto il blog da pochissimo, quindi per me era favoloso come giornata e tutto, ed ero molto contenta. È stata una bellissima esperienza perché trovare dal vivo è proprio bello. E ci è stata omaggiata una piccola bag, e questi erano i contenuti della bag, ed è la Cover Shot Golden Hour Palette. Ha questi colori, queste tonalità sono due opachi e tutto il resto shimmer. Questo fa sì che io non riesco a utilizzarla perfettamente. Poi ho subito un trauma perché è caduta e si è rotta un po' di cialdina, un po' di prodotto, però niente di che. Non riesco a utilizzarla molto, però mi dispiace perché secondo me è una palette che merita. Devo solo trovare il modo di utilizzarla. Quindi io la tengo anche se non so quanto possa sfruttarla effettivamente. Quindi la tengo, mi riprometto di metterla nella challenge, di provare, però è un ni. Perché forse c'è qualcuno che potrebbe sfruttarla più di me, però io ci provo. Se non va, perché mi dispiace, perché ci tengo tanto, cioè buttarla assolutamente no, però è un ricordo e quindi ci devo pensare. Ok, ci devo pensare. Palettina di Astra. Questa palettina di Astra, quando il brand non si era ancora completamente riformulato, è un insieme di quattro ombretti, non ha un nome, no? Palette Forever Shadow, sì, è questa qui è solo blu. Me l'hanno regalata le mie amiche qualche anno fa. Io non l'ho mai decolorata, a parte perché è un regalo, perché comunque ha dei blu carini, sono tutti shimmer, ma funzionano molto bene. Ve la mostrerò più avanti perché è carina, quindi io la tengo. E aveva un prezzo super mini, sicuramente, secondo me, asse super mini. Sempre una palette dei prezzi mini e sempre un regalo. Questa è la Creative di Revolution. È bellissima, mi hanno regalato lo scorso, è stato bellissimo. La sta puntandola un po', ha un bel insieme di colori, l'ho utilizzata per fare un single BB, ve lo lascio qui, ed era quello a tema pink con trai, l'ho tentato anche sul viso, quindi sì. Non l'ho testata, secondo me a dovere, però una parte mi piace, per quello che ho provato mi piace un sacco, quindi ve ne parlerò più avanti. E ovviamente la si tiene perché è proprio bella. Questa non è una palette da far vedere perché è una palette illuminante, quindi non fa parte delle palette occhi. Palette che sì, che tengo, è la Sofix di Makeup Revolution. Sofix Makeup Revolution a me piace un sacco, ero indecisa. Per un sacco di tempo sono stata super indecisa, la prendo, non la prendo, la prendo, non la prendo. Ho avuto un incidente, però vi faccio vedere infatti solo la parte non accidentata, però secondo me è super bella. Ha un difetto che è opachi meravigliosi, cioè tu dici sto troppo opaco, anche nei brand low cost non è così facile, ok, trovarla perfetta. E invece ha degli opachi molto belli e alcuni shimmer che mi lasciano proprio boh, perché esistete? Cioè non funzionano, non scrivono a fatica, bisogna lavorarli un po'. Ma altri shimmer, per esempio questo bellissimo viola, questo qui, sono perfetti col dito, col pennello, meravigliosi. Quindi è una palette un po'
contrastante, ne avevo già parlato, però non è male, quindi a parte, quindi ti tiene perché la sfrutto, la uso e la tengo. Altra palette di Make Up Revolution, questa è stata la mia prima palette di Make Up Revolution, è la Golden Chocolate Bar, ok? Ha una bella selezione colori, perché per carità l'ho comprata perché mi piace la selezione colori, è scavatina in alcuni punti, ma non la sto sfruttando a dovere, è da un po' che non la uso perché ho palette molto più valide, obiettivamente non me ne faccio molto, quindi niente, declutter. Regalata sicuramente, ci sarà qualcuno che la utilizzerà più di come la utilizzo io. Palette Essence, per la questione non tutte le palette Essence hanno la stessa qualità, questa è la Too Glam To Give A Damn, mi ispirava un sacco perché sono quelle palette Essence ispirate alle palette di MAC, la collezione quella fatta in questo modo, ecco, non so se avete presente, e quindi mi ispirava un sacco, ha una saturazione colori molto particolare, però molto carina, boh, alcuni ombretti carini, altri no, non fa per me, quindi regalo. Questa è la mia palette dei singoli. Ve li faccio vedere brevemente, ma non declatterò niente visto che tengo tutti i singoli. Ok, una breve panoramica delle cose che ho dentro. Clementine di Nabla. Questo è di Color Rain. Non mi ricordo il nome in questo momento. Se lo, no, vabbè, giriamo, le faccio se non faccio danni. È Downtown di Color Rain. Questo è Fahrenheit di Nabla. Questo è uno dei colori della palette di Kobo, che è questa qua che faccio già vedere perché ho spostato per utilizzarla in viaggio. Vedete, infatti mancano due colori. Questa è una palettina di Kobo. Kobo è un marchio polacco che ho conosciuto al Cosmoprof. È molto carina come palette, ha una buona qualità e in Polonia costa niente, quindi sono anche low cost. Io spero che arrivi in Italia perché secondo me è un brand che merita Kobo. E ovviamente questa la tengo. E torniamo un attimo ai miei singoli, farvi vedere. Questo è Blue Velvet di Nabla. Questo è il 718. Vi scrivo giù nell'info box tutto. Di Inglot, mi piace un sacco. Virgin Island di Nabla. Alchemy di Nabla. Il mio amato Limelight di Makeup Geek. Storm, Etoile, Veleno, Mela Stregata e Lithium di Neve. Questo è sempre l'altro ombretto di Kobo e questo invece è un blush ed è Desire di Makeup Geek, così forse lo vedete meglio. Quindi questa è la mia palette di singoli che si tengono perché sono i miei singoli, sono sacri e non sono solo loro. Ecco, infatti la vedo qua, palette di singoli e di anche i prodotti viso. Allora, questi due sono prodotti viso. Questo è l'illuminante di Peter Ake Starlight. Questo è, non so se... Confuso i nomi, comunque questa è di Makeup Geek ed è, io lo uso, utilizzo anche come ombretto perché è molto pigmentato ed è Kilvery. Questo è Caramel di Nabla, il mio ombretto transizione preferito e si vede. Questo è il mio amato Mesmerize di Makeup Geek. Questi sono tre ombretti che ho depottato da Clio, depottato, li ho solo rimossi, sapete che la palette di Clio, la First Love, si possono rimuovere tranquillamente. E sono Gotham, no? Non è Gotham, questo di... Questo è da questa, che è quella di We Makeup, dopo ve ne parlo. Brownie, questo è sempre di We... No, niente, come sono intelligente. Questo è solo questo è Brownie di Clio. E invece questi due sono di We Makeup, che è la mia palette che non era precomposta ma ho composto io. Infatti qua mancano esattamente due colori. Questo ve ne ho parlato ampiamente sul blog, quindi non mi dilungo e ovviamente la tengo insieme a questo. Quante cose sto tenendo? Quante cose? Altra palette che non mi dilungo neanche dirvi che tengo, non so quanto si vede, uffa, è la Yes Please di Colourpop. Magari la leggete meglio qua dietro. È bellissima. Unica palette di Colourpop arrivata sana e intera a casa mia senza problemi di dogana. È super carina. Ha questo giallo che è spettacolare, ma è una palette di altissima qualità, pagata, come sapete, pochissimo. Ok, pochissimo. L'unico difetto, no, non è un difetto così, è un vero difetto, è che questo marrone scuro tende a fare un po' macchia, quindi va lavorato bene. Per il resto sono ottima, è una palette ottima, io grazie a questa compro meno palette toni caldi possibili, quindi sono molto contenta. Ha anche questo meraviglioso giallo, cioè meraviglioso, si tiene ovviamente tutta la fatica che ho fatto per averla. Palette che
A cui sono legata tantissimo, perché la mia prima palette costosa me l'hanno regalata, è stato un regalo di Natale, io mi ricordo ancora che saltavo dalla gioia per questa palette della Naked Smoky di Urban Decay. Non sono esattamente i miei colori ormai, non lo sono più, la qualità di Urban è migliorata tantissimo, quindi in realtà, fine conti dovrebbe essere una palette recatturare, ma io non ce la faccio, quindi la tengo e mi prometto di utilizzarla molto di più. Ma molto di più, ok? Molto di più, quindi no, io la devo utilizzare. Ha delle perle bellissime, cioè ha delle cose bellissime come questo marrone, armore molto bello, password era whisky è il mio marrone preferito in assoluto del mondo, anche high, sono bellissime, ha dei colori particolari tipo password è molto bello ma è un po' faticoso. Io non riesco a abbandonarla, ci tengo troppo, la tengo e mi prometto di sfruttarla. Mi prometto di sfruttarla. Palette su cui non mi dilungo perché tengo assolutamente, ve ne ho parlato anche sul canale, quindi vi lascio iniziare intanto la review qui, da qualche parte della palette Golden Gatsby che l'ho comprata a Cosmo per quest'anno, è stato un acquisto perfetto, continuo ad adorarla e a utilizzarla, la sto risfruttando ultimamente, grazie anche a questo bellissimo verde che... Bellissimo, anche questa, anche Zozolet è bellissimo, è tutto bellissimo, quindi la tengo, ve la straconsiglio se cercate tonalità così, è molto carina, molto molto carina, difficilissima da vedere in video ma molto carina. Ho fatto anche 3 look con questa palette, sì, nel video recensione ci sono 3 look con questa palette, quindi andate a vedere. Altra palette di cui ho parlato recentissimamente e che tengo ovviamente è la Naked Honey, qua c'è la review, si tiene, è bellissima. Poi, palette. Lo so, adesso sto facendo vedere un sacco di cose che tengo, però anche questa sono un sacco legata, mi piace un sacco, della Different 2 di Mulac. L'ho acquistata, non al primo, no, forse al primo restock, credo sì, prima volta che è uscita l'ho presa perché all'inizio io non avevo mai comprato prodotti da Mulac perché c'era qualcosa che non mi convinceva. Invece quando ho visto l'ho detto no, è perfetta, è mia, deve essere mia, e infatti l'ho comprata. E infatti l'ho comprata e sono stata molto contenta di averla acquistata perché è davvero una buonissima palette, è un buonissimo approccio ai colori, se non avete mai avuto palette colorate perché li mixa molto bene, non è una palette completa, c'è una recensione totale sul blog che potete andare a leggere perché mancano, non dico un bianco e nero perché non è quello che c'è una palette completa, ma mancano dei colori che vadano a fare profondità, contrasto, perché non ci sono in questa palette, secondo me, soprattutto quando si vuole fare un tono su tono, un semplice make-up monocromatico, non si può fare ed è un peccato. Però è sempre molto bella, quindi io sono, magari col Black Friday approfittatene, secondo me è un ottimo acquisto. Che vedo qua davanti? Ve ne ho parlato sul blog, ve ne ho parlato, no, sul blog no, ve ne ho parlato sul canale. Della JK9 di Anastasia, è nuovissima, è il mio amore, l'ho desiderata così tanto, appena è uscita sono tornata a Milano alle vacanze e l'ho presa, bellissima, secondo me merita vale la pena, merita di essere acquistata, se vi piace questo color scheme, se vi piacciono un sacco di colori che sono qua dentro, la qualità è altissima, è secondo me una delle palette di Anastasia più interessanti degli ultimi lanci. Modesto parere personale, più interessante anche delle Norvina che sono carine ma hanno un color scheme che fa pena. Perché no? Vabbè, ne parleremo in un altro video, ne parleremo in un altro video. Altra palette Anastasia, acquistata per fortuna. Per pura fortuna, perché io non ero sicura, la addocchiavo perché ha il color scheme più bello di tutte le palette che esistono in questo mondo. Cioè, se mi dite, scegli una palette con il color scheme più bello che secondo te esiste ed è questa perché è particolare ma è facile intuitiva, è perfetta, è una palette molto chiacchierata, la Subculture, molto chiacchierata perché è una palette molto pigmentata e alcuni colori se stratificati in un certo modo all'apparenza tendono a ossidare ma dopo il colore sta tranquillo, è un po' più difficile ma neanche tanto, per questa sua nomea è stata messa in sconto, io l'ho acquistata, l'ho pagata 32 euro, ok, per farvi capire, è stato un... ho detto no, non ne parlano bene, a me piace, però a prezzo pieno la prendo, infatti non l'ho presa a prezzo pieno, molto contenta di non averla presa a prezzo pieno,
perché ho risparmiato, ma forse anche a prezzo pieno l'avrei acquistata, cioè conoscendo adesso la qualità l'avrei acquistata. Prima paletta Anastasia, cioè adesso non si vuole facilitare la vita, come prima paletta compro la più difficile. Comunque, questo sono io. Mi è capitata sotto mano questa palettina, è la Smoky Stories di Bourjois. Ve ne ho parlato nell'articolo dei prodotti Bourjois. L'ho utilizzata anche in un look, magari ve lo lascio qui. Su di me niente di che, su di me niente di che, quindi non ci... Anche perché il glitter me lo aspettavo più bello e invece sbriciola tanto e quindi no, su di me no, quindi la metto nel declutter, la regalerò a qualcuno. Palette nuova che io non riesco a mostrare in camera, il problema di queste palette è proprio il non riuscire a mostrarvele in camera in modo decente perché sono troppo specchiate, bellissime, ma infotografabili e difficilmente mostrabili, ed è la Glamize di Mesalda. Appena ricevuta da poco, la stavo piano a testare, mi sono fatta un'opinione positiva ma con dei ma. Ve ne parlerò presto, ma comunque la tengo. Palettina, io di Mulac non ho cose base. Dovete capire che io di Mulac ho solo cose particolari, vi faccio capire, cioè, anche qua. Perché secondo me Mulac è un brand che sulle cose base sono carine, ma vorrei di più. E sulle cose particolari sono pazzeschi, cioè. Ok? È bellissima! Questa è la Shakti dell'ultima collezione natalizia di Mulac, quindi quella l'ultima, quindi l'anno scorso, ed è perfetta. Io l'ho acquistata al pop-up perché l'anno scorso c'era il pop-up. Ho un bellissimo ricordo di questa palette, sì, perché qualche giorno dopo poi ho intervistato la Cindy, vi lascio l'intervista qui sotto e la foto qui. L'ho acquistata, ero molto molto felice, molto moltissimo. È una palette a cui quindi sono legata per questo ricordo e soprattutto mi piace un sacco. Vorrei utilizzare un pochino di più Proof, però Bound è l'oro perfetto della vita e i glitter si vede un po' che sono scavati, quindi io la adoro, l'adoro, l'adoro, l'adoro e la tengo. Altra palette di Mulac che tengo, che è pazzarella, è questa qua della Freakshow. È una palette che non è stata capita. Secondo me è bella, molto bella, è particolare perché ovviamente è particolare, ma ha dei glitter che sono pazzeschi. Un color scheme che ci sta benissimo, perfetta. Secondo me i glitter di Mulac sono dei glitter magnifici, cioè, boh, dovrebbero provarli tutti. Io ho anche la colla per glitter di Mulac che mi trovo un sacco bene, e quindi anche quello super consigliato. Io la Freakshow la tengo e secondo me dovrei parlarne di più, però. Io e le mie palette pazze, io e le mie palette pazze. Palette di cui non, con su cui non mi soffermo, vi dico già che la tengo. Ve ne ho già parlato in lungo e largo sul canale, credo due video addirittura. Non so quale lasciarvi qua. Ed è la Secret Palette di Nabla. Breve recap. La mettiamo via, via. Palette acquistata di Mulac per contraddistinguermi con la mia frase, le palette, le cose normali di Mulac che non mi piace. Infatti questa non è una palette normale, questa è una palette nude con un twist meraviglioso che sono questi glitter che non sono i soliti glitter di Mulac ma sono una formula pressata che è meravigliosa. È bellissima. Questa palette praticamente è la palette che utilizzo come transizione per qualsiasi palette pazza di Mulac e sono contentissima di averla acquistata. È completamente fuori secondo me dai concept normali del brand. Anche la Good Vibes e l'altra palette calda, cioè comunque sono palette più pazze di questa, ma questa zona. E poi, pazzia, meraviglia, è lingerie che è il colore più bello della palette, senza dubbio, senza alcun dubbio. Acquistata, non al primo lancio perché ero un po' indecisa, però l'ho acquistata. E quindi meravigliosa, meravigliosa, super contenta. È andata sold out poi. Qualche giorno dopo il lancio, sì, perché poi è andata sold out, me lo ricordo questa cosa, sì. Sì, meravigliosa, la tengo. Palette che tengo, le faccio vedere a gruppo di due, perché sto rivalutando bene, però so anche che la tengo, la rivaluto, ma una delle due andrà via. Allora, sono la Natural Beauty e la Reflex Eye di Pixi, che mi sono state mangiate dal brand. Questa l'amo, l'amo totalmente nel mio brunch plan di questo mese. La sto utilizzando insieme alla Subculture da sola. Secondo me è meravigliosa perché ha gli ombretti shimmer di Pixi sono meravigliosi. Sono
sono secondo me una qualità super alta. Questo è il dupe di un ombretto che cercavo di Pupa, quindi anche là è capitato a fagiolo. È super bella, mi piace un sacco e sicuro la tengo. Questa non lo so, non so neanche se rivalutarla perché sono colori troppo freddi per me e non li ho sfruttati. Cioè, gli unici colori meravigliosi e bellissimi è questo, che ha una texture completamente diversa da tutti gli altri shimmer. Ve lo swatcho al volo, cioè non so se vedete. Da qua cerco di farvi vedere, cioè guardate che perla, oh, è meraviglioso, cioè solo per quello faccio vedere anche banalmente quello accanto è più già leggero, però non ha la stessa perla, cioè è un'altra, tutta un'altra cosa, vedete com'è meno riflettente, questo è proprio granuloso, è meraviglioso, però gli opachi non li ho sfruttati, non mi fanno impazzire gli opachi pixie, non lo so. È una palette che metto in dubbio, però in dubbio non so neanche se riuscirei a sfruttarla, quindi non lo so. Ci devo pensare, la metto in dubbio, non lo so. Questa palette è molto carina, anche questa mi lascia dubbi, ma forse perché non l'ho utilizzata abbastanza. È la Bright Violet di Pupa, sono uscite nella collezione di credo qualche anno fa ormai, e sono state riformulate tutte, sono un concept diverso nelle palette di Pupa, e per questo mi piacevano un sacco. Ha dei colori molto carini, un po' di tonalità fredde, non mi dispiacciono particolarmente, secondo me posso farci qualcosa, quindi prima di pensare male la devo studiare un attimo meglio, quindi va bene, la studierò meglio, ok. Palette che tengo assolutamente è la Petite It di Urban Decay. Qua, tutti i colori caldi per fare, da portare in giro quando volete una transition calda, fare cose calde pazze, e lei potete acquistarla tranquillamente col 20 da Sephora, io ho fatto così, secondo me li vale tutti, io non ho le altre naked perché sono un po' troppo freddine per me, un po' troppo, e mi piace un sacco, un sacco, un sacco, ho avuto anche un incidente, ma evviva, e la tengo. Sempre parlando di palette mini che io tengo, Natasha Denona Mini Sunset, ho acquistato appena arrivata Natasha Denona in Italia, sono innamorata della qualità, sono innamorata dei colori, sono innamorata di tantissime cose, dovrei sfruttarla sicuramente di più, non riesco perché non hanno spec, quindi è una palette che porterei in giro, ma devo sfruttarla anche a casa. Mi porta a acquistare una palette grande di Natasha? Sì, l'acquisterò, non lo so. Credo di andare ancora un po' a mini perché ho tanta wishlist e quindi non c'è nulla in questo momento di Natasha Denona che mi fa dire vabbè sì, li posso spendere e supera la mia wishlist. Non, se non ci fossero altre palette in wishlist, le acquisterei. Acquisterei la Biba, che è bellissima, la lascio qua, tanto questo sto diventando anche un video wishlist, e la Gold, cioè anche la Safari, vedi che cose. Già sentite tre, però ho troppe palette in wishlist che desidero adesso e che andranno sold out probabilmente al lancio, quindi devo accaparrarmele. E troppe, una. Però ecco, non l'acquisterò nel momento, ma se volete provare la qualità, questa è ottima. E prenderò anche la mini gold, perché quella invece posso prenderla, non mi scombussola le cose. Dreamy di Nabla, grande, grande, grande vanto nella mia collection perché l'ho acquistata al primo restock, ci ho creduto e di averci creduto, contentissima, contentissima, mi piace un botto, bellissima, la devo iniziare a utilizzare, secondo me è una palette basic che è perfetta, ha una qualità pazzesca, io la porto in viaggio, ho portato in viaggio, ho fatto un sacco di fiere, portavo in viaggio solo lei, cioè non portavo in viaggio neanche prodotti viso perché Illusion lo usavo come terra, utilizzavo come terra da sculpting, che comunque è un po' chiara, ci sta, Sistina utilizzavo come blush, Sistina e Signorita come blush, volevo dell'altra, utilizzavo tutto e Immaculate è un perfetto illuminante, è meraviglioso, quindi io super contenta di questo acquisto, ho fatto di fiducia, mi sono fidata e la riacquisterei, sì, assolutamente. Palette che tengo acquistata non al primo lancio ma dopo ed è la First Love, manca il colore che vi ho detto che ho preso, cosa ho fatto? Ho inghiottito nella cialda, va bene, manca proprio il colore che vi ho detto che ho preso, mi piace un sacco, è una palette basic con qualcosa di particolare perché Pop Mauve è
Molto carino, mi piace davvero, davvero tanto e lo sto sfruttando tanto. Sì, dovrei iniziare a utilizzare alcune cose, sono già alcune cose scavatine. È molto carino il fatto che posso togliere quello stuzzicadenti sotto le cialde e comporle, magari portarmele in giro, quindi mi piace un sacco. Ultima paletta, una cosa che tengo ed è l'Electric di Urban Decay, la tengo per diversi motivi. Il primo è, non esiste più, fuori produzione ed è un peccato perché è una delle palette più belle di Urban, più belle, e se cercate qualcosa di particolare, super fluo, questa è perfetta, sono pigmenti pressati, non sono neanche ombretti, sono pigmenti pressati, meravigliosa, meravigliosa, ha dei colori pazzeschi, no, davvero, cioè, boh, io l'ho acquistata. Con i miei soldini, una delle prime palette importanti è stata con i miei soldini, cioè, ero molto fiera, ero molto molto fiera, l'ho risparmiato, ho detto io me la merito, sono andata a prenderla in sconto col 20, però mi ricordo questa cosa, sono entrata da Sephora e l'ho presa ed ero fierissima, ma proprio fierissima di questo acquisto e continuo a essere fiera, perché è particolare, molto bella, meravigliosa, contentissima di averla acquistata. E mi dispiace che è sold out, se l'avete venduta a qualcuno che vuole disfarsene, poverina. Se vi piace, prendetela perché secondo me merita un sacco, un sacco. Niente, io ho parlato per un sacco di tempo. Dovrò editare un botto di roba. Però non mi dispiace, va bene. Sono contenta di aver fatto questo video, vi ho mostrato un po' la mia collezione di palette. Ne ho declatterate con sicurezza. 1, 2, 3, 4 e 5. Beh, 5 e ho due incerti. Quindi ci sta secondo me. Fatemi sapere se anche voi pensate che ci stia come cosa e niente. Noi ci vediamo al prossimo declutter o al prossimo video. Ciao!